Yilmaz, cercando di rendere la vita più facile ai suoi operai, ha fatto costruire una mensa nella sua fabbrica, in modo che possano sedersi quando mangiano. Questa notizia, oltre che rendere felici gli operai stessi, si diffonde molto velocemente nella cittadina tra proprietari e operai. Sabatin affronta la situazione di maldicenze e si reca alla villa mentre tutti sono a tavola e chiarisce che è tornato per fare smettere tutte queste maldicenze su Gulten e su di lui. Demir sa che Gulten è una brava ragazza e vuole scoprire chi è l'artefice di quel pettegolezzo. Quindi ordina a tutti i dipendenti di radunarsi davanti all'entrata e garantisce lui stesso l'onestà della ragazza. Poi interviene Sabatin e spiega che per un medico è normale appartarsi con una sua paziente, proprio per poter dialogare di cose estremamente private. E ha parlato in privato appunto con Gulten, come fa con tutti i suoi pazienti e come ha sempre fatto con tutti quelli che hanno richiesto il suo aiuto. E quindi devono vergognarsi per le cattiverie che hanno detto sui loro riguardi. Demir però non è soddisfatto e vuole scoprire a tutti i costi chi è stato il colpevole. L'esorta a dire chi è stato e mettere in giro questa brutta voce su Gulten. Fadik se ne guarda bene dall'accusarsi e tace. Ma Demir pone un ultimatum: se entro 10 minuti non dicono la fonte, lui li licenzierà tutti. Sermin, che è presente da assistito, dice a Demir che lei è convinta che sia la verità e non che sia una semplice chiacchiera, che non si tratta senz'altro di un pettegolezzo. Demir a quel punto la mette di fronte alla realtà e le chiede se lei ha visto qualcosa con i suoi occhi, ma lei dice di no, nega, ma dice che suo marito Sabatin è molto cambiato ultimamente. Demir allora le chiede perché non gli ha parlato del divorzio, che lui non permetterà mai che ciò avvenga. Passano i 10 minuti che Demir ha concordato e visto che Fadik non si denuncia, sono gli stessi lavoratori ad accusarlo. Demir, scoprendo che è stata proprio la causa di tutto lei, la caccia immediatamente dalla casa. Poi Demir rimprovera il suo braccio destro Gafur, poiché non è stato in grado di difendere l'onore di sua sorella, che è una brava ragazza, e gli ordina di riportarla a casa subito. Non manca di certo neppure una lavata di testa a Sanieh, che non ha saputo tenere a bada i pettegoletti con chi lavora con lei. Unkar si rivolge a Fadik in lacrime e la umilia dicendole che da ora in poi non lavorerà mai più nella villa, ma dovrà zappare in mezzo al fango e tornare a vivere nel villaggio. Fadik, raggiunto il villaggio, viene derisa dalle donne perché è sempre stata molto arrogante con loro e si vantava di lavorare nella villa, quasi snobbandoli, e non come loro nei campi. Le raccomandano però di comportarsi bene, perché ora non è più protetta da nessuno dalla villa e nemmeno da San. Nel frattempo, Gafur è molto preoccupato, poiché lui sa che sua sorella è a casa di Yilmaz, protetta da lui, e se Demir lo scoprisse sarebbero grandi guai proprio per lui ed ha paura che lo possa uccidere. Sanieh gli dice che se Gulten è fuggita è solo per colpa sua, che è lui che l'ha fatta scappare. Mentre stanno litigando, entra Unkar in cucina, che chiede quando tornerà. Gafur, come al solito, mente e risponde che sarà il giorno dopo. Quindi Unkar, rivolgendosi a Saniele, dice che ha saputo della sua probabile gravidanza e la porterà a farsi visitare da un medico. Yilmaz è diventato una persona molto stimata e riconosciuto nella cittadina e tutti sono molto onorati di salutarlo e riverirlo. Quando entra in un caffè, tutti lo benedicono. E lui dice che porterà a Kukurova la civilizzazione, dando così molto lavoro ad altre persone. Poi, uscendo dal caffè, scorge Zuleila che sta passeggiando con un amico. I loro sguardi si incontrano e si osservano, ma molto da lontano. È scesa la sera ed Emir chiede di Gulten se è tornata alla villa, ma Gafur, mentendo, dice che deve rimanere ancora per un po' dalla zia, che la zia ha bisogno di lei. Ma Demir, conoscendolo, non gli crede e gli impone di fare tornare Gulten per il giorno seguente al massimo. Spinto dal terrore della vendetta del suo padrone Demir, Gafur decide di andare alla fabbrica di Yilmaz per cercare di riportare Gulten alla villa. Ma quando entra nella fabbrica per cercare Yilmaz, rimane molto sorpreso nel vedere quanti macchinari ci sono lì dentro. Appena Yilmaz lo vede, lo affronta
e lo minaccia, ma lui gli dice che deve assolutamente riportare Gulten alla villa con lui, perché è sconveniente che sua sorella viva lontano dal fratello. Hilmas gli ribadisce che lui sa benissimo che di sua sorella lui non importa proprio nulla, che fa questo tentativo solo perché ha paura del castigo di Demir. Ma comunque porta Gafur davanti a Gulten per far sì che sia lei stessa a decidere della sua sorte. Arrivano alla villa e vanno a chiamare Gulten e Hilmas la rassicura che potrà scegliere in tranquillità, senza obbligo alcuno, e deciderà lei e solo lei dove continuare a vivere. Gafur parla con Gulten con un grande sorriso e le dice che tutti l'attendono a casa e che sono tutti preoccupati per lei e quindi di tornare a casa con lui. E Gulten in maniera decisa gli comunica che non vuole andare a casa con lui. Gafur a quel punto cerca di reagire, ma Hilmas lo blocca e lo caccia via. Mentre Unkar, che è all'interno della sua villa, vede Fekeli che si ferma fuori dal cancello e la osserva. Allora lei si domanda come mai lui abbia deciso di farsi credere morto, con quale scopo soprattutto. Demir riceve la visita di un gioielliere che gli mostra un cofanetto pieno di gioielli che sono appartenuti alla famiglia degli Yaman e che a lui sono stati venduti da un forestiere. Demir è incuriosito, si reca da Sermina a chiedere spiegazioni del perché lei abbia venduto i gioielli di famiglia. Lei, sorpresa a quel punto, finge di non saperne proprio nulla e accusa Gulten come artefice di un furto nei suoi confronti. Demir chiama a raccolta Gafur e Sanie e chiede di far partecipare anche Gulten alla conversazione, ma loro, non potendo dire che lei vuole stare da Hilmas, si vantano che è fuggita ed è andata ad Istanbul, al che Sermini interviene e dice che di certo quella fuga improvvisa è la prova sicura della sua colpevolezza. Sabatin, esasperato, si reca alla villa ed accusa Demir di aver rovinato la vita di Gulten, come del resto ha fatto con tante altre persone. Ed Emir, di fronte a queste accuse, si irrita moltissimo e non riesce nemmeno a capirne il motivo. Poi commenta in maniera cattiva con Unker e Zuleila che se Sabatin difende così tanto Gulten, forse le chiacchiere sono vere e che magari con il tempo Sabatin sia cambiato. Ed ora si permette perfino di accusarlo di rovinare le persone. Demir intanto, parlando con la madre, le confida che Hilmas si è circondato di persone potenti che lo stanno aiutando ed ora vuole perfino aprire una camera dell'industria e si chiede da chi aiutare. Unker allora trova sia giusto dire a Demir che ha visto Fekeli vivo e che lei si è accorta che lui è andato anche a trovarla quando lei era in ospedale ed era in coma. Demir si ritrova con Genko e rivive la morte del padre e di come Fekeli non ha finito di espiare la sua pena e che ora lui lo vuole uccidere per vendetta. Unkar dice a Gafur che si deve attivare per far tornare Gulten per poter chiarire la verità sul furto di Sermin e che lei non crede assolutamente alla versione che ha raccontato. Gafur naturalmente non vuole andare a cercarla perché sa che non può tornare da Hilmas. Allora la matriarca gli dice che lui come fratello la deve proteggere e che Gulten ad Istanbul, come gli hanno raccontato che è in pericolo perché è una grande città e lei è sprovveduta. Sermini intanto sta indagando su Veli e dopo aver scoperto che non è all'hotel come le aveva detto, comincia a sospettare e si reca dalla sua amica Fusen per sapere se a lei abbia reso il denaro che le aveva prestato. Fusen le dice di no e che sta ancora aspettando che lo faccia. Allora, Sermin si sbilancia con Fuzul e le dice che ha capito che c'è qualche cosa di strano. Fuzul però cerca di mandarla via con una scusa abbastanza velocemente, ma appena Sermin esce dalla stanza, entra Veli e copre la sua bugia dicendole che ha dato appositamente un indirizzo sbagliato per non farsi trovare. Così si chiudono le anticipazioni di lunedì e martedì. Iscrivetevi al canale per non perdere le notifiche delle prossime anticipazioni.